esternamente alla struttura dell'Armando Picchi, perché è successo veramente qualcosa di incredibile questa sera. Complimenti veramente al Livorno Calcio per l'organizzazione, veramente complimenti, gli auguriamo una grande Serie A, un'organizzazione a dir poco indecente questa sera da parte della S Livorno, che ci ha ridotto a fare le interviste qui non facendoci nemmeno entrare in sala stampa per la premiazione dei loro calciatori, terzi classificati. Buona Serie A a Livorno, l'Empoli ha finito stasera, usciamo a testa alta, grandi applausi, grandi sorrisi, nessun rimpianto, è andata così e da qui ripartiamo affinché questo non sia stato un anno vano. Andiamo per pianetaempoli.it e Teleempoli ad ascoltare le tre voci importanti di questa sera: il capitano Davide Moro, il mister Maurizio Sarri e il direttore sportivo Marcello Carli, e poi tutti al Castellani a salutare questa squadra. Mister, io l'ho detto a tutti, lo dico anche a te, non riesco che a dire questa parola, che è grazie, perché comunque ci avete fatto vivere un'emozione, una cavalcata che mai nessuno poteva immaginare. Stasera si è infranta in una gara in cui l'Empoli forse non avrà dato il meglio, Livorno ha avuto fortuna e bravura a trovare quel gol, noi sfortuna invece a non trovarlo con Maccarone, però bisogna prendere l'annata, secondo me non ridurla a stasera, è stata una grande annata e ribadisco il mio grazie, io voglio dire questo. Ma io penso anche la partita di stasera sia una partita in cui non meritavamo di perdere. È chiaro che in campo c'erano due squadre stremate, due squadre hanno fatto non 4 ma 5 spareggi in 14 giorni e quindi la brillantezza di prima non ci poteva più essere, le squadre erano stanche, noi non eravamo brillanti come al solito, ma neanche loro hanno avuto la brillantezza del secondo tempo e la partita è andata. Era una partita da vivere sugli episodi, noi abbiamo giocato a calcio più di loro, l'episodio clamoroso l'abbiamo avuto noi, l'abbiamo sbagliato e siamo stati puniti da una prodezza di un giocatore che per questa categoria è un giocatore eccezionale. Quindi una partita in cui secondo me non meritavamo di perdere, ma siamo lucidi da riconoscere che per quello che ha fatto in 10 mesi il Livorno si merita anche di essere promosso. Però secondo me stasera noi non meritavamo di perderla questa partita. È importante anche, mister, arrivare qua senza rimpianti, ci siamo arrivati, quindi insomma credo che non abbiamo niente da rimproverarci. No, da rimproverarci no, però è chiaro che questo è un momento ancora in cui non abbiamo la lucidità per apprezzare il percorso che abbiamo fatto durante l'anno e c'è ancora un pizzico d'amarezza per l'esito della partita di stasera. Poi nei prossimi giorni molto probabilmente con la mente più lucida saremo in grado di apprezzare quello che abbiamo fatto. Però stasera un minimo di tristezza ci rimane addosso, anche perché sappiamo che questo gruppo in parte partirà, come è giusto per i ragazzi più giovani che sono stati lanciati in questa stagione, e quindi l'Empoli dovrà ripartire fortunatamente non da zero come l'anno scorso, però dovrà riformare un gruppo nuovo e la sinergia che abbiamo visto quest'anno nello spogliatoio è stato qualcosa di bellissimo e che sarà difficilmente ripetibile. Senti, siamo qui fuori e arrivano dei cori, vabbè, lasciamo perdere, tifosi livornesi, una grande vittoria è stata quella di riavvicinare il popolo empolese che si era discostato negli ultimi anni, abbiamo portato 1500-1600 persone qua a Livorno stasera, le avremmo portate forse, mister, anche a Castellammare di Stabia, perché qualcuno potrebbe dire Livorno è vicina. Ma vedere la curva ospiti piena è stato qualcosa di bellissimo, questi tifosi a noi ci hanno dato grandi soddisfazioni quest'anno perché ci hanno lasciato tranquilli in un momento tremendo, ci hanno aiutato ad arrivare a playoff e poi a playoff si è scatenato l'entusiasmo di tutta la città e quindi penso che avere tifosi di questo tipo sia l'ideale poi per giocare a calcio e l'ideale per far crescere i giovani, che è sempre il nostro obiettivo. Per chiudere, adesso ci riposiamo tutti qualche giorno perché siamo tutti stanchi, però te lo dico già da adesso, il primo tam tam sarà Sarri rinnova, Sarri non rinnova, inevitabilmente. Te l'ho detto. Che noi ci vogliamo, mister. È stato un discorso solo legato al fatto che il direttore sportivo non aveva ancora firmato e lui dice firma sempre a giugno. Ora ci siamo detti di stare 4-5 giorni a riposo, di vedersi nel fine settimana per parlare di queste eventualità. Io penso che ci siano le prospettive e poi vediamo quali sono i programmi societari e quali sono i miei, però
è chiaro che se uno vuole stare a Empoli deve avere le idee chiare. L'Empoli non partirà mai per vincere il campionato, ma partirà sempre per lanciare nuovi giovani. Il capitano Davide Moro, una serata, dispiace veder festeggiare gli altri, però io, come ho detto un po' a tutti, secondo me c'è da sorridere e da ringraziarvi per la grande stagione che avete fatto. Era impensabile arrivare fino qua, ci avete portato fino qua. Io, ma credo tutta Empoli, dobbiamo dirvi veramente grazie. Il nostro mestiere è stata una stagione fantastica, e poteva finire meglio, però non abbiamo niente da rimproverarci, abbiamo provato fino alla fine, fino all'ultima goccia di sudore. Abbiamo incontrato un Livorno forte, quindi meriti a Livorno per questa promozione. Sicuramente Morosini sarà contento lassù, rimarrà sempre nei nostri cuori questo ragazzo. Quindi se si può essere, non si può essere contenti, però almeno insomma c'è una cosa su cui gioire. Niente, il nostro bel campionato l'abbiamo fatto. Cosa dire, dopo una sconfitta non si hanno tante parole, però rimane l'ottima annata, l'ottimo gruppo, l'ottima coesione, ragazzi fantastici, lo staff fantastico, tifosi uguale, quindi ora niente, c'è solo da salutarci e ripartire. Tifosi che tra l'altro ci aspetteranno allo stadio nonostante questa sconfitta, a dimostrazione che veramente l'affetto verso questa squadra è enorme. Io facevo una considerazione: abbiamo fatto tanto, abbiamo riportato molta gente allo stadio, l'Empoli è cresciuto tanto in questa stagione, sarebbe un peccato che questa sconfitta sciupasse un po' tutto. La società farà le sue decisioni, le sue mosse, però da qui bisognerebbe secondo me mettere una pietra e ripartire. Sì, una pietra e ripartire, è bello vedere tanta gente che ti acclama e ti sta vicino, quindi un ringraziamento anche a tutti i tifosi, a tutte le persone che si sono riavvicinate. Quindi questo l'abbiamo fatto, siamo riusciti a far avvicinare la gente e spero che ci stia vicino anche il prossimo anno, sono sicuro. Quindi adesso niente, c'è solo da prendere così questa serata e ricordare un ottimo campionato. Ricordiamoci che nelle prime nove, non lo dico per compiacermi o per dire belle parole per la squadra, però i fatti sono che nelle prime nove giornate anche noi eravamo preoccupati per la salvezza e abbiamo fatto gruppo, siamo stati sempre uniti. Anche nei momenti, soprattutto in quei momenti lì, dopo un'annata dell'anno scorso che abbiamo fatto la finale play-out, riniziare con lo stesso andazzo per noi è stato devastante. Siamo stati bravi a creare tutto questo e a giocarci la finale. È andata così. Senti Davide, adesso ci vorranno un po' di certezze. Una di queste potrà essere che la fascia di capitano il prossimo anno sarà ancora sul tuo braccio? Io ho contratto ancora per 2 anni, quindi la fascia non lo decido io, però niente, non so veramente che dire, perché c'è dispiacere tanto, però c'è anche la consapevolezza di essersela giocata e sai, in una partita così secca, se a inizio anno mi avessero detto il 2 giugno fai una partita, se vinci in Serie A ci avrei messo la firma, così è stato e purtroppo, come diceva Sarri, forse le avremmo dato di bischere a chi ce l'avrebbe detto. Certo. Ripeto, soddisfatti per tutto quello che abbiamo fatto e soddisfatti anche, come hai detto te, di aver riportato gente allo stadio, quella gente che magari si era un po' discostata dal campo, e siamo felici per loro e niente. È finita questa sera la stagione 2012-2013 dell'Empoli, sono in compagnia del direttore sportivo Marcello Cardi, al quale io dico soltanto una parola, che è grazie, grazie per averci fatto vivere questa stagione, grazie per averci fatto respirare queste sensazioni, questi odori, anche in questa bella serata di stasera qua a Livorno, veramente grazie. Da qui bisogna partire o ripartire. Ma se mi dici bisogna ripartire da qui... Per l'entusiasmo quantomeno. No, ma nel senso, io guarda, è normale che in questo momento un minimo di stacco ci vuole, perché poi è stata un'annata talmente bella, ma vissuta sempre a 1000 all'ora, che se non si stacca un paio di giorni ci fonde tutto. Io posso dirti che grazie va detto a questi ragazzi, al mister, che hanno fatto un lavoro straordinario. E io questo lo dico, ma non per retorica, l'ho già detto in esploratore ai ragazzi, che sono stato orgoglioso, ma orgoglioso veramente, di avere avuto la fortuna di stare con loro un anno, e auguro a tutti questi ragazzi veramente il bene più grosso che possano avere nella loro vita,
perché hanno lottato fino all'ultimo. Sono convinto che se oggi la partita non si fosse preso gol sarebbe stata una partita che potevamo fare anche il colpaccio, però accettiamo il risultato del campo. Il Livorno ha vinto, meritano di andare in Serie A, li facciamo complimenti. Noi dobbiamo essere orgogliosi di quelli che siamo e devo dirti che ho riscoperto un lato del pubblico di Empoli, che un lato lo sapevo, che è quello della serenità e dell'intelligenza, che non tutti hanno, non è un scontato, ma quello anche dell'entusiasmo lo conoscevo meno e devo dirti che gli ultimi 20 giorni sono stati una cosa incredibile, anche oggi come si sono comportati con sportività, con entusiasmo, con passione, con voglia di fare l'impresa, ma anche con quella consapevolezza che poi questo è uno sport e va vissuto come sport. Io dico solo che abbiamo avuto un gruppo che ha saputo emozionare. L'Empoli calcio non so come lo potrò fare, ma se non fa emozionare la gente il futuro non ce l'ha. Infatti per questo ti dicevo che abbiamo costruito un qualcosa di veramente grande in questa stagione e sarebbe bello insomma che venisse mantenuto. Poi insomma societariamente prenderete decisioni, adesso ci riposeremo un po' tutti, però abbiamo fatto veramente, avete fatto, ma diciamo che abbiamo fatto un po' tutti, perché ognuno ha messo un pizzico del suo, un qualcosa di veramente importante che non va sciupato con questa sconfitta deve essere secondo me un sorriso, non un pianto. Ti ripeto, allora, il discorso è molto semplice, se il calcio viene vissuto in modo intelligente si sa che ognuno, è come nella vita se uno arriva in fondo al mese e sa che può spendere tot, invece può spendere di più, poi alla fine paga il dazio e fa della confusione perché mette a repentaglio quella che è poi la sanità di tutta la famiglia. Noi dobbiamo essere una società un po' diversa dagli altri, perché vedi, mentre siamo qui a parlare, io devo dirti che noi abbiamo per l'ennesima volta due squadre giovanissimi allievi nei primi otto in Italia, che sono convinto che poche squadre di Serie A ce l'hanno. Se vogliamo rimanere l'Empoli e continuare a fare l'Empoli con un settore giovanile importante, bisogna avere grande fantasia e grande coraggio. Però io quello avevo chiesto a Maurizio quest'anno quando siamo partiti, e lui in modo anche un po' incosciente, perché poi dopo c'era una situazione anche difficile, ho detto: Maurizio, io non so quanti punti si farà, se ne può fare 49, 51, ma non devono essere punti banali, perché se sono punti banali vuol dire che si è sbagliato il lavoro. Lui ha un po' esagerato perché ci ha dato delle soddisfazioni straordinarie, però ecco, io ti ripeto, l'importante è cercare di entrare in obiettivo, ma farlo con grande entusiasmo, vedendo che la gente poi dopo ti seguirà sempre, perché quando sei onesto la gente non tradisce mai. Ecco direttore, una componente importante di questa cavalcata è stata sicuramente Maurizio Sarri. Immagino che quando sarà finita la fase di riposo, una delle cose a cui pensare sarà anche se rinnovare, come rinnovare Maurizio Sarri. Vabbè, se mi fai questa domanda a me di Maurizio Sarri, che non per fare il presuntuoso, ma se Maurizio Sarri è a Empoli è perché io l'ho chiamato, se Maurizio Sarri è a Empoli perché io insieme a lui abbiamo sofferto anche dei momenti difficili, e io dal terzo allenamento ho capito che avevamo in mano un puledro di razza, che non so per quale motivo non è arrivato in Serie A, perché è una persona onesta, seria, grande lavoratore, ha un grande rapporto col gruppo. Io non so, io ti dico, se l'Empoli perde Sarri perde un punto di riferimento importantissimo, un allenatore secondo me è adatto in modo totale al nostro modo di essere. Quindi io non posso pensare a un Empoli senza Maurizio. Avete sentito il presidente, cosa vi ha detto? No, il presidente come lo spogliatore ha fatto complimenti alla squadra, è stato molto carino, è stato sereno. Ma Fabrizio nei momenti difficili dal meglio di sé, a volte magari esagerando si vince, poi si può scappare qualche battuta, ma quando c'è da dire le parole giuste è un grande presidente, e quindi va ringraziato anche lui, perché se siamo qui a ragionare perché lui ci ha dato fiducia anche nei momenti difficili. È una persona molto tranquilla, sa che bisogna ripartire, non perdere questo entusiasmo, però no, non è facile, però noi bisogna stare sereni, tranquilli, fa sbollire un po' questa delusione, perché io la delusione addosso ce l'ho, perché io ho sempre sperato nell'impresa, come ho sempre detto, se poi non si fosse vinto sarei stato il primo a fare gli onori a Livorno, però io pensavo di vincere, perché dopo Spezia ero convinto di andare in Serie A. Io dopo Spezia, dopo ho parlato della squadra, ero straconvinto di andare in Serie A. Non ci siamo andati, bisogna saperlo accettare, non col sorriso sulle labbra, perché a me non riesce, perché è falso, per ora non mi riesce a esserlo, con rispetto,
però dicendo a questi ragazzi che sono stati veramente straordinari. Per chiudere, direttore, è stata un'annata particolare, tu non avevi parlato di te stesso, lo sappiamo, però è particolare per te, iniziata in salita con le dimissioni di Vitale. Inizialmente, non te lo nascondo, perché insomma noi abbiamo il polso parecchio attivo sulla situazione, c'era anche un po' di scetticismo. Hai fatto un grande lavoro, abbiamo detto Maurizio Sarri, ma c'è anche tanto Marcello Carli in questa stagione dell'Empoli. Noi lo vogliamo dire, Marcello, tu mi dirai la squadra, i ragazzi, però c'è tanto Marcello Carli. Guarda, abbiamo fatto l'accordo con Maurizio a mezzanotte e mezza a Firenze quando tornavamo da Milano e gli ho detto serenamente quello che penso. Ho detto: Maurizio, se io sono qui a parlare con te è perché la situazione è difficile, perché se la situazione fosse facile magari il presidente prendeva un direttore sportivo, navigava e tutto il resto. Se io chiamo te perché te sei come me, uno ti deve mettere in gioco. Noi si può fare solo dell'entusiasmo, della voglia di andare al campo, del stare tutti i giorni al campo e cercare di dare il massimo, il nostro DNA. Te la senti? Lui mi ha detto: Marcello, vengo domattina. Io ti posso dire che si è fatto anche degli errori, perché io so di aver fatto quest'annata, io guardo sempre più gli errori, perché siamo partiti troppo di fretta, abbiamo preso anche forse troppi giocatori, perché volevamo partire con un modulo, poi non avevamo propensi a farlo, quindi io gli errori so di averli fatti tanti. La cosa che ti posso dire è che l'entusiasmo per me è fondamentale e quello non mancherà mai, perché se uno fa questo lavoro e non ha entusiasmo, credimi, non può essere e non può trasmettere agli altri quello che sente dentro. Io so che ho dato tutto perché avevo un gruppo straordinario, ora fare meglio sarà difficile, però fare uguale sarà facile sotto il punto di vista della motivazione e della voglia di trasmettere entusiasmo alla gente.